Buongiorno a tutti quanti. Oggi noi iniziamo una nuova serie di tre predicazioni e vorrei parlarvi sul perdono. Non è la prima volta che lo faccio e continuerò a farlo perché? Perché il perdono assieme alla croce è la base del cristianesimo. Noi siamo qui perché siamo stati perdonati. Se non fossimo stati perdonati non saremmo qui ma saremmo fuori nel mondo. Per poter ricevere il dono di vita che rappresenta la croce, noi dobbiamo perdonare così come siamo stati perdonati. Devo cominciare dal perdono e poi il resto segue. Perché dico questo? Perché siamo divenuti figli di Dio da un atto di perdono. Non siamo più sotto la legge che ci condanna, ma siamo sotto la grazia che ci perdona, perché abbiamo ricevuto da Dio il perdono. Capire bene cosa significhi il perdono dal punto di vista cristiano è fondamentale per chi crede in Dio e chi crede, e chi ha accettato Cristo come Salvatore. Gesù ci ha insegnato come pregare e vi ricordate che cosa ha detto proprio nel pezzo della preghiera del Padre Nostro, Matteo? Matteo 6, 12, la versione della Nuova Diodati. E perdonaci i nostri debiti come anche noi perdoniamo i nostri debitori. Il perdono è la fase basilare del cristianesimo. Vorrei però partire da una domanda. Cosa significa per voi, per noi, perdonare? Vi do due alternative. Significa mettere da una parte il passato o cancellarlo? Scavalcare il torto subito oppure prendere pala e piccone e demolirlo? Quale delle due versioni vi piace di più? Per mettere da parte il passato oppure cancellarlo? Questa è la definizione che ne fa la Treccani, l'enciclopedia Treccani dice così del perdonare. Perdonare, non tenere in considerazione il male ricevuto da altri, rinunciando a propositi di vendetta, alla punizione o a qualsiasi possibile rivalsa, annullando completamente ogni risentimento verso l'autore dell'offesa o del danno. Allora, è accurata come definizione questa qua? È accurata? Beh, dal punto di vista umano sì, è una buona definizione di perdono, cioè il discorso di rinunciare a propositi di vendetta, qualsiasi possibile rivalsa, annullando completamente il risentimento. Annullare senza limite è una cosa buona, non è che non sia male. Vedete, qua dentro già c'è un concetto fondamentale del perdono. Il perdono è qualcosa che riguarda soprattutto chi perdona, non chi viene perdonato. Riguarda un atto da una parte, non da tutte e due le parti. Colei che rinuncia, che perdona, rinuncia, annulla, cede in pratica qualcosa che è suo a favore dell'altro. In maniera così, senza pretendere niente indietro. E la Bibbia? Per la Bibbia questa definizione va bene? Sì e no. Vi spiego perché. Perché nel Nuovo Testamento la parola perdono è usata 58 volte, è il greco apiemi, e significa, apiemi significa liberare, lasciare andare, sciogliere, slegare. Ai piemi, liberare, lasciare andare, sciogliere, slegare. Allora, questa era una frase a piemi che veniva usata soprattutto quando veniva cancellato un debito era cancellato, oppure quando veniva sciolto un contratto o veniva liberato un impegno o una promessa. A piemi, slegato, era slegato, tu sei a piemi, sei slegato. Allora, vorrei che teneste in mente queste due definizioni. Quella del mondo, di perdonare, che è, ve lo ripeto, rinunciare completamente al risentimento, e quella del Nuovo Testamento, che è liberare, sciogliere, slegare. Tenete in mente queste due definizioni, ci torneremo alla fine della predicazione. C'è un libro nel Nuovo Testamento che è composto di un solo capitolo, per cui è facile da leggere, e dove peraltro la parola apiemi, perdono, non è mai citata, non viene citata, ma è il libro che è completamente ed espressamente basato sul perdonare.
parla espressamente di come un credente dovrebbe perdonare. Il libro di cui sto parlando è il libro di Filemone, sono soltanto 25 versetti, li leggeremo tutti, così potete vantarvi di dire: oh, oggi ho letto in chiesa, abbiamo letto un intero libro della Bibbia, sono 25 versetti. Mi dai la prossima, Matteo? Il Filemone, da 1 al versetto 25. Paolo, prigioniero di Cristo, e il fratello Timoteo, al caro Filemone, nostro collaboratore, alla sorella Apfia, ad Archippo, nostro compagno d'armi, e alla Chiesa che si riunisce in casa tua. Grazie a voi e pace da Dio, nostro Padre, e dal Signore Gesù Cristo. Io ringrazio continuamente il mio Dio, ricordandomi di te nelle mie preghiere, perché sento parlare dell'amore e della fede che hai verso il Signore Gesù e verso tutti i santi. Chieda a lui che la fede che ci è comune diventi efficace nel farti riconoscere tutto il bene che noi possiamo compiere alla gloria di Cristo. Infatti ho provato una grande gioia e consolazione per il tuo amore, perché per opera tua, fratello, il cuore dei santi è stato confortato. Perciò, pur avendo molta libertà in Cristo di comandarti quello che conviene fare, preferisco fare appello al tuo amore, semplicemente come Paolo, vecchio e ora prigioniero di Cristo. Ti prego per il mio figlio che ho generato mentre ero in catene, per Onesimo, un tempo utile a te, ma che ora è utile a te e a me. Te lo rimando, lui, che amo come il mio cuore. Avrei voluto tenerlo con me, perché invece tua mi servisse nelle catene che porto a motivo del Vangelo, ma non ho potuto fare nulla senza il tuo consenso, perché la tua buona azione non fosse forzata, ma volontaria. Prossima. Forse proprio per questo motivo egli è stato lontano da te un po' di tempo, perché tu lo riavessi per sempre, non più come schiavo, ma molto più che schiavo, come un fratello caro specialmente a me, ma ora molto più a te, sia sul piano umano sia nel Signore. Se dunque tu mi consideri in comunione con te, accoglilo come me stesso. Se ti ha fatto qualche torto o ti deve qualcosa, addebitalo a me. Io, Paolo, lo scrivo di mia propria mano, pagherò io. Per non dirti che tu mi sei debitore fino di te stesso. Sì, fratello, io vorrei che tu mi fossi utile nel Signore. Rasserena il mio cuore in Cristo. Ti scrivo fiducioso nella tua ubbidienza, sapendo che farai anche di più di quello che ti chiedo. Al tempo stesso preparami un alloggio, perché spero, grazie alle vostre preghiere, di esservi restituito. Epafra, mio compagno di prigionia in Cristo Gesù, ti saluta, come pure Marco, Aristarco, Dema, Luca, miei collaboratori. La grazia del Signore Gesù Cristo sia con il vostro spirito. E abbiamo letto un libro intero. Allora, ci sono molti posti dove nella Bibbia, nel Vangelo, soprattutto nel Nuovo Testamento, dove si parla di perdono. Pensate alla parabola del figlio al prodigo, quella è sempre usata per il perdono. Questo libro si parla di un perdono, però non come in una parabola, non come un principio. Qua ci dà una visione del perdono reale, proprio pratico, personale. È per questo che ci concentriamo nelle prossime tre predicazioni su questo, per capire meglio che cos'è il perdono, non come fondamento, non come principio filosofico, principio di vita, ma come applicare il perdono in realtà. Allora, i protagonisti sono due, Filemone e Onesimo. No? Allora, Filemone era diventato cristiano tramite la predicazione di Paolo come apostolo. E Paolo lo chiama caro amico, lo chiama compagno di lavoro. Vi ricordo che compagno viene da cumpaneo, significa mangiare lo stesso cibo, per cui sono persone proprio che si vogliono bene e sono compagni, hanno mangiato assieme. Paolo ha una grande ammirazione per Onesimo, per Filemone, come ha dimostrato, e è davvero grato per l'esempio che sta dando come cristiano, proprio gli piace tanto. Onesimo invece era uno schiavo che era fuggito dal padrone Filemone. Ora mettiti nei panni di Filemone. Tu hai uno schiavo. Allora, ti ricordo che all'epoca gli schiavi non erano persone, erano cose, erano strumenti, erano beni, proprietà che avevano un valore, perché normalmente gli schiavi o venivano acquistati, comperati con soldi,
Oppure si diventava schiavi perché uno aveva un debito così grosso, così grande, che non poteva ripagare, per cui tu in pratica diventavi schiavo per ripagare il tuo debito, per cui gli schiavi erano soldi. A un certo punto questo schiavo scappa via e tu magari l'avevi pure trattato bene, perché sembra che Filemone fosse stato pure una brava persona, per cui sicuramente lo trattava bene. Filemone, tu in pratica, essendo Filemone, hai subito un danno economico, no? Allora, cerca di pensare non col mondo, con la testa di occidentale del 2021 e nemmeno di credente. Cerca di pensare con la mentalità di Filemone dell'epoca. Tu hai subito un danno grosso, e hai subito anche un'offesa personale, perché questo se ne è scappato senza dirti niente. Sei giustamente arrabbiato con questo, e se ti capita a Tiro Onesimo non gli fai le carezze, non gli fai le carezze. Poi un giorno arriva una lettera. La lettera di chi? Di chi ti ha portato ad essere stato perdonato, ti ha mostrato una nuova via in Cristo e ti ha letteralmente salvato. È la lettera di Paolo, l'apostolo Paolo, che scrive così, Matteo. Paolo, prigioniero di Cristo Gesù, e il fratello Timoteo, al caro Filemone, nostro collaboratore, alla sorella Apfia, ad Archippo, nostro compagno d'armi, e alla chiesa che si riunisce in casa tua, grazie a voi e pace a Dio, nostro Padre, nel Signore, dal Signore Gesù. Allora, già il fatto che un gigante della fede, come Paolo, ti scriva che poi sia stato lui il mezzo con cui Gesù ti ha salvato, è qualcosa di unico. Beh, penso io davvero che Filemone aveva il cuore che gli batteva a mille, altro che la lettera della fidanzata. Gli batteva tonto, mi ha scritto Paolo, cosa vorrà dirmi il grande Paolo? Ma poi leggi sotto che Paolo ti dice: ah, a proposito, lo sai dov'è il servo che ti è scappato? È proprio qui di fianco a me. Continui a leggere e la mascella proprio ti cade a terra. E lui, Paolo, ti dice: ma lo sai, non solo lui è qui accanto a me, non solo lui mi sta dando una gran mano in quello che faccio, ma è diventato anche lui cristiano come me e come te. Allora, come la prendi se sei Filemone? Allora, se la prendi male, bruci la lettera, chiami la polizia e mandi a riprendere Onesimo. Se la prendi bene, dici: vabbè, meno male, Paolo ha ritrovato questo Onesimo, adesso me lo rispedisci indietro, visto che è cristiano prometto di non fargli niente, ma almeno rientro dell'investimento, perché ricordatevi che uno schiavo sono soldi. Allora, non fai in tempo a pensare così e leggi sotto che Paolo ti dice: ah, a proposito, mi sa che è più utile a me che a te. È più utile a me che a te. E mi sa che devi proprio metterci una pietra sopra sul fatto che sia scappato. Allora, che dite? Quanto sarà stato capace Filemone di ingoiare? Si sarà strozzato? Sarà andato a prendere un bicchiere d'acqua per mandare giù tutta sta roba, perché è un bel po' di roba da mandare giù. Ma Paolo fa molto di più, va ancora avanti. Allora, se siete sposati, qui più o meno siamo tutti quanti sposati tranne uno, avete presente quando vostra moglie entra in sala e dice, pensando a voce alta: ci sarebbe da mettere a posto la finestra della camera da letto. Tu, questo è quello che senti, ma il messaggio qual è? Metti a posto la finestra della camera da letto. Oppure, dalla parte femminile, siete donne e vedete vostro marito che è tuffato con la testa dentro un cassetto e cerca di cose che non trova, e lui dice a voce alta: bisognerebbe stirare le tre camicie bianche che ho messo nel cassetto. Tu senti questo, ma il messaggio qual è? Bisogna che mi stiri le tre camicie bianche, sarebbe pure ora. Paolo qui fa la stessa cosa con Filemone. Mi dai la prossima, Matteo? Versetto 13: avrei voluto tenerlo con me, un fratello caro specialmente a me. Vorrei che tu mi fossi utile nel Signore. Paolo sta cercando di far capire senza dire a Filemone quello che si aspetta da Filemone.
quello che vuole che Filemone faccia, facendogli tra l'altro credere che sarà una sua decisione, non è mia, perché sei tu che devi decidere, però io ti dico quello che, secondo me tu dovresti fare così, poi sei te quello che decide. Però sarebbe tanto bello se Onesimo me lo lasciasti, perché mi è tanto utile. Anzi, spinge a dire addirittura che la fuga di Onesimo è stata un piano per portarlo a Dio, il che è anche possibile. Mi dai la prossima, Matteo? Versetto 15, 16 e 17. Forse proprio per questo egli è stato lontano da te per un po' di tempo, perché tu lo riavessi per sempre, non più come schiavo, ma molto più che schiavo. Accoglilo come me stesso. Allora, se per un microsecondo Filemone aveva, gli era passato per la mente, sì sì, ridammelo e poi ti faccio vedere quello che ti faccio a Onesimo, sì sì, credente, credente va bene, però insomma me la paga lo stesso, Paolo mette subito in chiaro la situazione e Filemone deve rimettere via frusta e bastone. Mi dai la prossima, Matteo? Preparami un alloggio, nel senso di dire, attenzione, vengo pure io, non viene soltanto Onesimo, per cui aspettami che veniamo tutte e due. Che dite? Paolo sta forse mettendo un pochino di pressione su Filemone, un pochino di pressione quanto che niente. Allora, vi voglio far vedere come normalmente Paolo apre le lettere, le altre lettere. Mi dai la prossima, Matteo? Questi sono tre esempi, Romani, Corinzi e Galati. Romani apre così, Romani 1:1. Paolo, servo di Gesù Cristo, chiamato ad essere apostolo. Prima Corinzi 1:1 dice, Paolo, chiamato ad essere apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio. E poi Galati 1:1, Paolo, apostolo non da parte degli uomini né per mezzo di un uomo, ma per mezzo di Gesù. Vedete come sottolinea sempre, io sono Paolo e sono apostolo, per cui io ho un'autorità, bisogna che tu mi ascolti, perché io sono Paolo, è vero, ma io sono apostolo di Dio, sono apostolo di Gesù. Qui invece come apre Filemone? Filemone 1 e 2 dice così, Paolo, prigioniero di Cristo Gesù, e il fratello Timoteo, al caro Filemone, nostro collaboratore, alla sorella Apfia, ad Archippo, nostro compagno d'armi, e alla chiesa che si riunisce in casa sua. Ora, la predicazione si svolgerà su questi tre versetti, e credetemi che anche se sembra poco, qua dentro c'è un mondo, vi spiego perché. Allora, lascia lì sopra che lo vediamo pezzettino per pezzettino. Allora, guardate, Paolo, prigioniero in Cristo Gesù. Paolo sa che deve chiedere a Filemone qualche cosa di veramente enorme: perdonare uno schiavo, lasciare che quella proprietà rimanga lontana, rinunciare al diritto che era per legge all'epoca di avere rivalsa contro Onesimo, e accogliere in Fuggiasco come un fratello. Quattro cose deve chiedere. Paolo non si presenta come apostolo, gli dice, un attimo, io sono apostolo, ti dico che devi fare questo, perché io ho l'autorità per dirti che devi fare questo. Ma come un prigioniero di Cristo, uguale a Onesimo, perché essendo schiavo tu sei prigioniero. E poi, e il fratello Timoteo. Allora, Filemone sapeva bene chi era Timoteo. Paolo gli dice, Timoteo stesso è qui con me. Timoteo è uno che ha contribuito a formare nuove congregazioni, sta conducendo una chiesa a Efeso, ha lavorato per il Vangelo insieme a me. Timoteo è un uomo del regno. Al caro Filemone, nostro collaboratore, cum laboro, lavorare assieme. Che cosa dice Paolo? Filemone, te, io e Timoteo siamo un gruppo, siamo un team. Noi stiamo lavorando assieme per Cristo. Hai ricevuto la grazia di Cristo, ora trasmettila agli altri. Tu sei un uomo del regno. Alla sorella Apfia, ora molti studiosi concordano sul fatto che questa Apfia fosse la moglie di Filemone, per cui vedete che ci mette dentro anche la moglie, gli dice, lei è parte della squadra, perché è una sorella, lei con te, con me, con Timoteo fa parte di coloro che si adoperano per il Vangelo, lei è una donna del regno.
ad Archippo, nostro compagno d'armi. Ora, Paolo chiamerà solo un'altra persona compagno d'armi. È una persona importante, che era Epafrodito, che era un leader della chiesa di Filippi. Qua dice, Archippo è un compagno d'armi, è un leader locale nella chiesa di Filemone, che si unisce a Colosse, che era il posto dove abitava Filemone. Anche lui, Archippo, è un uomo del regno. E alla chiesa che si riunisce in casa tua. Filemone era evidente che era un uomo con notevoli mezzi, per cui c'aveva pure una bella casa dove ospitare. Paolo gli dice, tu stai usando la tua casa a Colosse per unire altri prigionieri in Cristo e per farli lavorare per Cristo. Sono tutte quante persone del regno. Allora, capite la strategia di Paolo? Io tutte le volte che leggo le lettere di Paolo rimango estasiato, perché ha una chiarezza di pensiero, una capacità di sintesi e una capacità di strutturare, coscrivendo quello che lui vuole e il progetto che è unica al mondo. Quello che sta facendo Paolo vedere a Filemone è un'immagine molto più grande, perché Filemone poteva pensare, ah, Onesimo, finalmente so dove è finito. Invece lui gli sta allargando un mondo. È come se avesse preso un drone e l'avesse portato su in alto dicendo, guarda, questa è la situazione. Non ci sei te, Filemone e Onesimo, ma ci sta Timoteo, Paolo, Filemone, Onesimo, Apfia, Archippo, tutta la Chiesa. È questo il progetto. Lo vedi, Filemone? Lo vedi il progetto? Lo stai vedendo il progetto da sopra? Ora, Onesimo è uno di loro, fa parte di questo progetto, non è più uno schiavo in fuga, non è più uno schiavo in fuga. C'è un progetto sotto quella fuga. Lo vedi anche tu il progetto, Filemone, vero? Certo che era uno schiavo fuggiasco, ma questo era prima di accettare Gesù, era prima di accettare Cristo, prima che Cristo entrasse nella sua vita. Per legge, Onesimo è un latitante. Per la grazia, Onesimo è un membro della stessa famiglia di Filemone, uguale, pari, non più padrone e schiavo, ma fratello ma fratelli in Cristo. Nelle prossime settimane parleremo di questo tipo di perdono. Tutto quello che ora pone, tutto questo ora pone Filemone nella situazione di dover perdonare, per amore di quella comunione che ha con l'altro, in quanto fratello, non più schiavo e padrone. Ah, tu potresti dirmi, Marco, vabbè, ho capito, ma io che c'entro? Io non c'ho schiavi, non mi è scappato manco uno schiavo. Cosa cerchi di insegnarmi oggi con sta lettera? Io ti rispondo, come diceva Gin, che Cristo, Gesù rispondeva con delle domande. E io, prendendo esempio dal mio maestro, faccio la stessa cosa. Ti rispondo facendoti una domanda. Perché la Bibbia contiene una lettera così personale di un proprietario di schiavi che ha bisogno di perdonare? Perché? Perché? Allora vi do un aiuto. Vi ricordate le definizioni che abbiamo visto all'inizio? Quella del mondo, perdonare, rinunciare completamente al risentimento, e quella del Nuovo Testamento, liberare, sciogliere, slegare. Secondo voi, Paolo, quale tra queste due sta chiedendo a Filemone, schiavo, scegliere? Rinunciare completamente al risentimento oppure liberare, sciogliere, slegare? È chiaro che sceglie liberare, sciogliere, slegare. Dice liberalo, perché è un tuo fratello. Paolo sta dicendo, slega Onesimo, libera Onesimo, e così libererai te stesso per l'opera di Cristo. Lo vedi che io te lo sto dicendo non tanto per Onesimo, ma per te. Io ti voglio libero per poter proclamare Cristo. Tu devi sciogliere, slegare questo debito che senti avere su Onesimo. Perdonare in senso cristiano è sia slegare l'altro, sia se stessi, da un peso, da un laccio, da una catena, e lo è almeno per quattro ragioni. La prima è questa: perdonare mi libera dal passato. In primo luogo, se non perdoni, rimarrai
prigioniero, imprigionato dal passato, se continuiamo a tenere il dolore o l'angoscia, il risentimento, la rabbia, se continuiamo a farli, continuiamo a vivere nel passato invece che nel presente. Ci avete presente? Come, non so se mi è capitato di avere una vescica, una piaga, no? Che è, però è chiusa, però prude. È come grattare una piaga. Per il momento ti può far piacere perché ti dà sollievo, ma alla fine la piaga si diventa una ferita e si rompe. E è molto peggio. Sarebbe stato bene lasciar perdere la piaga e farla guarire, farla ritornare pelle sana. Alla fine avrai una ferita che è molto peggiore della piaga originale. La mancanza di perdono non lascia mai, mai, mai guarire una ferita. Mai. E quando ciò accade tra persone del regno, cioè tra credenti, tra due credenti, o tra più credenti, diventa una ferita che ha un impatto diretto sulla vita di due credenti e non solo, ha un impatto su tutto quello che è il circuito a cui potevano testimoniare di Cristo quelle persone che non riceveranno il messaggio di Cristo a causa di questo non perdonare. Per cui è molto grave. La seconda motivo del perché è meglio perdonare mi libera dall'amarezza. Perché se noi non perdoniamo diventiamo persone amare, amareggiate. E più non perdoni, più amaro diventi. Più a lungo ricordi l'offesa, più accumuli dati nella tua testa di quell'offesa. Ah sì, perché lui mi ha fatto così, mi ricordo che 5 giorni prima di offendermi, ma accumuli dati su dati, fai un file grosso così, ci vanno 5 gigabyte di memoria per accumulare tutti i dati che hai messo in fila del perché non vuoi perdonare. Più dati accumuli, più il problema occupa tutto quanto il tuo pensiero. Si riempie l'hard disk e più occupa il tuo pensiero, più modella sostanzialmente la persona che sei. Più dati hai, più arrabbiato sei, più arrabbiata sei, più vieni modellato non da Cristo ma dalla rabbia che tieni in te. È una ferita che diventa un'infezione. Terzo motivo: perdonare chiude la porta al maligno. La terza ragione che è importante è perché quando non perdoniamo apriamo la porta del nostro cuore a Satana, dicendo vai, dagli è giù, è tutto tuo. La mancanza di perdono stende un tappetino, cioè vedete quei tappetini che ci sono davanti alla casa, no? Welcome, benvenuti, no? Tu gli metti il tappetino, prendi il tappetino e lo metti davanti a Satana dicendo vai, puoi entrare, vieni alla prossima. La scrittura è chiara. Paolo dice, Efesini 4, 26-27, adiratevi e non peccate, il sole non tramonti sopra la vostra ira, e non fate posto al diavolo. L'ira uguale diavolo, Satana, maligno, chiamatelo come vi pare, quello è. Dove hai rabbia irrisolta, dove hai amarezza irrisolta, dove hai spirito che non perdona, hai ceduto il potere al diavolo. E una volta che il diavolo ha un punto d'appoggio, ha un appiglio sul di te, allora la scalata al resto della tua vita diventa molto più facile e scala pure gli altri posti che prima non pensavi potesse mai raggiungere. E infine, quarto, perdonare apre il mio rapporto con Dio. Questo è forse il motivo più importante, perché quando non perdoniamo noi ostacoliamo il nostro rapporto con il nostro Padre. Mi dai Matteo la prossima, Matteo 6, 14, 15. Perché? Queste sono parole di Gesù, Perché? Se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Vedete, il perdono è a doppio senso.
Tu sei stato perdonato e devi perdonare. Tu non perdoni, io non ti perdono. Mica sono fesso. Se non sono a posto col mio prossimo, allora non sono a posto con Dio. Io devo essere a posto con il mio prossimo, che sia credente o non credente. E poi parleremo del fatto di quando perdoni, ma l'altro mi deve perdonare. Quello è un discorso molto più lungo che affronteremo forse nelle prossime predicazioni. Se non sono a posto con il prossimo, allora non sono a posto con Dio. E perché mai dovrei condannarmi all'essere distante da Dio e da non ricevere le sue benedizioni soltanto perché non voglio perdonare? Soltanto perché voglio mantenere dentro di me l'amarezza che non risolve l'affronto che ho avuto. Conclusione. Questa lettera, mi dai la prossima Matteo? Questa lettera personale a Filemone ci costringe a farci una domanda sola. Che tipo di persona voglio essere? Incatenato al mio passato, controllato dall'amarezza, che apre il cuore a Satana, che ostacola la mia comunione con Dio. È questo il tipo di persona che voglio essere? È questo il progetto che ha in mente Dio per me? È questo quello che voglio portare avanti e testimoniare alla mia famiglia, ai miei amici, al mondo che è intorno? Oppure, voglio essere una persona che perdona come Dio mi perdona? Andiamoci a pregare. Grazie Signore di averci perdonato, grazie di essere stato te per primo a perdonarci, e noi non avremmo mai potuto essere perdonati se non ci fosse stato il sangue prezioso di Gesù sparso sulla croce. Se tu che mi hai ascoltato sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa che hai sentito oggi, prega queste cose a me, assieme a me nel tuo cuore. Signore, io voglio perdonare, io voglio liberarmi dal passato. Io voglio sciogliere, slegare, slacciare le catene che mi legano al passato. Non voglio più accumulare file su file, ricordi su ricordi delle offese passate. Voglio perdonare per essere libero e per essere efficace per l'opera tua. E Signore, voglio liberarmi da tutte quelle amarezze che ho avuto nel passato, da tutto quell'amaro che sento o che ho sentito in passato per le offese che ho ricevuto. Lo faccio questo, Signore, perché io voglio avere un rapporto con te e voglio chiudere la porta al maligno. Voglio non dargli nessun tipo di appiglio e di appoggio per scalare la mia vita, ma io voglio un rapporto con te, Signore Gesù. Voglio vivere per te, voglio testimoniare te. Signore, ti prometto che non mi adirerò, perché alcune volte è giusto adirarsi, ma non peccherò e non farò opposto a Satana, al diavolo. Voglio risolvere la mia rabbia irrisolta, voglio sbarazzarmi dalla mia amarezza, voglio lasciare uno spirito che non perdona e prendere uno spirito che perdona come tu mi perdoni, Signore Gesù. Tutte queste cose te le prego nel tuo santo nome. Amen.